It's me, Mario. Bentornati sul canale di Access 00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Maker. Siamo su Nintendo Wii U, ragazzi. Notiziona prima di iniziare, cioè la nuova votazione per la nuova serie da partire da oggi. Quindi mi raccomando, votate, votate, votate fino a giovedì 13 settembre alle ore 16. Potete votare il gioco. Scelta sarà tra 5 giochi, quindi la votazione la trovate nella sezione community del canale, vi metterò il link ovviamente in descrizione. Comunque se siete sui miei social, su Telegram, su Facebook, già avete il link apposito per andare a votare, quindi mi raccomando non mancate, ci sono diversi giochi, c'è il l'ormai abbonato Super Mario Galaxy 1 che non riesce a vincere non so da quanto, c'è Super Mario World, insomma ci sono tanti altri giochi, sono 5 comunque giochi in totale, mi raccomando votate. Mentre, ritornando a questo episodio, il primo livello che ci prestiamo a vedere è di Christian, che tra l'altro me l'ha rimandato un paio di volte questo livello, è da tempo immemore che gli devo portare un livello, me l'ha cambiato un paio di volte, a volte lo faccio, quando aspettate da molto se mi dite guarda mi cambi per favore il primo livello con un altro, ve lo cambio più che volentieri, non ci sono problemi, l'ho già fatto un sacco di volte. E per quello che c'è scritto lì 2 settembre. Comunque ci porta forse il mio livello, il mio primo livello decente. Son soddisfazioni, Christian. Bene così. Ambientato in Super Mario Bros. 3, tra l'altro gioco che abbiamo finito recentissimamente di completare. Quindi trovate sul canale la serie completa di Super Mario Bros. 3 se vi interessa. Tentativi 8, riusciti 0. Quindi niente vittorie, niente record, niente di niente. Noi iniziamo, andiamo subito a palla. Cerchiamo un attimo di finirlo, di essere i primi a finire questo livello. Perché mi sembra giusto. Sembra giusto così. Meno male che hai messo il tuompo leggermente spostato. Perché. Ah, perché altrimenti è un problema. Ora sono abituato con il movimento di Super Mario Bros. 3, che è completamente diverso da questo. Quindi. No, aspetta. Aspettate. Come? No. Come faccio a passare di là io? Cioè, ci si passa. Bisogna aspettare di prendere la cupa quando è parecchio bassa, in pratica. Tipo adesso. Yes! Ok, mamma mia però, per fare queste cose. Bello. Quella parte è veramente ottima. Io provo a saltare lunghissimo. Di quanto? Vai ora, Mario! Yes! Passati alti. Ah, ma qui si può salire? Magari ci hai messo un bonus? Ecco, sai cosa? Io qui ci avrei messo una vita. No one up, qualcosa del genere. Il tubo si può entrare? No? Sarebbe stato divertente anche qui fare un tubo dove si poteva entrare nella casa. Non lo so, l'avete trovato simpatico. Questa è un po' meno simpatica la situazione. Vediamo un po' di fare una cosa per bene. Tanto per bene che io mi sono buttato. No, ho fatto bene a buttarmi nel vuoto. Ho detto stai a vedere che la strada giusta era salire, non scendere. E invece è andata per fortuna. Non lo so, provo a fare così. Penso che ci fosse da prendere il trampolino e farsi catapultare dalla parte di là. Ci rivediamo appena ci torno, cosa non del tutto semplice. Attenzione, attenzione, c'era un blocco nascosto qui su. Qui sopra, preferivo non vederlo il blocco nascosto, francamente. Proviamo a saltare. Ah, lunghi, forse bastava un solo tartosso. Da saltare in testa un solo tartosso si passava là dalle nuvolette, Io provo a saltare lunghissimo stavolta. No, dannazione, ho presa male. No, oh mamma mia. Ah, c'era un rotellone là. No, Ale, calmo. No. Ma c'è qualcosa qui magari? No? Qui? Sì, c'è una P? Non lo so, io l'ho premuta. Vediamo un attimo se serve a qualcosa. Magari passare di qua con la P. Sì, perché altrimenti non ci passavamo. No! Mi sono fatto fregare clamorosamente. Ma finire lì! Ok, è un livello più che decente questo, carissimo Chris, mi sembra, se non ricordo male il nome. La tanta talpa non c'era, dannazione. Non l'avevo ancora vista quella tanta talpa. Dicevo, livello più che decente. È un livello molto molto carino. E devo dire anche molto difficilotto. Cioè, sul serio.
E qui non riesco a non farmi colpire. Perché arrivare in fondo con un potenziamento sarebbe veramente ottimo. Non riesco lì a non farmi colpire. Ora vediamo un po' se ci riesco. Dai, almeno ce lo facciamo tutto insieme, tutto veloce. Magari non ce la farò, ma io ci provo. Ok. Qui lunghissimi. Così almeno qui non rischiamo di prendere il rotellone. Perfetto. Qui lì è inutile. Perciò noi facciamo così, entriamo dentro, come vedete ora lo sto facendo abbastanza velocemente. Il problema è qui, io dove devo andare esattamente? Ma non si fa questa cosa. Ah, sì, aspettate, ho capito! Tanto io qui ho tolto tutto, che non si sa mai. Allora devo passare tipo adesso qui, ok, no! Dovrei prendere la fila centrale per andare più alti, tipo ora, ok. Da qui devo cercare di volare il più possibile, no! Mamma mia, quanto! Ci è mancato. Che tra l'altro, se saltavo troppo lungo e prendevo quel trampolino con la velocità che avevo, molto probabilmente sarei andato a rifinire sugli spini, sugli spunzi lì. Dannazio. Bello però, bel livello, dai, un bel livello. Simpatico. Non ho capito bene se c'è. Qui intanto la mia linea che colpisce ancora. Non so se effettivamente c'è modo superare la parte del trampolino senza trovare la pianta rampicante per arrampicarsi. Magari fammi sapere, Christian. Io ti ringrazierei molto se me lo scrivi nei commenti. Comunque la stella te la lascio perché il livello è stato veramente divertente. Perciò ottimo così. Direi più che decente come livello. Bravo Christian. Corrado ci porta punto interrogativo. Grazie per avermi citato nell'anteprima, nell'immagine anteprima del livello con la scritta Axios. Grazie mille Corrado. Ambientato in New Super Mario Bros. U. Tentativi 113 riusciti uno solo. Wow, tra l'altro Legolas KK italiano, percentuale di vitale 0,88%, record in 1 minuto 4 secondi 750 millesimi. Mi sa che questo sarà l'ultimo livello dell'episodio, mi sa, giusto per dirvelo. Io vi ricordo di andare a votare nella sezione community del canale per la nuova serie, mi raccomando, qui intanto scegliamo la strada giusta, che non sarà mai quella che sceglierò io. Ok, non sarà mai perché ci sono 27 vie, io prendo quella più... Prendo quella più in alto, ci rimaniamo bellamente rilassatamente in tutto e per tutto. Parto dall'alto e scendo verso il basso, così almeno la prima sarà quella giusta sicuramente. La faremo per ultima, perché tanto meno con la fortuna che mi ritrovo, non so perché, ma già me lo immagino. Ok, quindi non lì, ma qui stavolta. Andiamo un po' qui, intanto ci si va nel tubo. E si va anche a morirci nel tubo. Aspetta un attimo, qui come funziona? No, non ci sono... Ci sono 27 triliardi di vie, ma perché una cosa del genere? Mamma mia, ma è clamorosa. Allora era, no era quello. Quanti piani devo saltare quindi? Uno, è il terzo, il quarto e il quinto. Ok, quella dei tubi è il quinto. Io provo a entrarci. Sì, sono tutti i tubi in cui si può entrare. E forse stavolta mi sono beccato anche quello giusto. Non lo so, provo a fare una cosa. Boh, questa l'ho fatta. Tra l'altro lassù si moriva, come avete potuto vedere. Però di là si viveva. Quindi vorrei piuttosto che passare dalle porte. Scusate, perché vedo che là c'è un percorso tutto buono. Magari, esatto, riesco a fare questo. Devo passare di qua strisciando. Ottimo, perché vedo si continua molto di più. C'è una porta. Senti che forse ho beccato anche la parte giusta. Allora, questo no, questo no. Questo è brutto, c'è da fare ricominciare da capo manuale. Potevi mettere degli spunzoni, si faceva prima, obiettivamente. Cioè, era più carino. Secondo me era più carina come cosa. Io già mi sono perso, perché già non ricordo più dove stavo andando, dove dovevo andare. Com'è che ho l'impressione di aver preso una via che non è quella corretta? Sì, lo so, ragazzi, sto tornando indietro, tutto regolare. Non vi preoccupate, sto semplicemente cercando di tornare via per vedere che c'è. No, quindi procediamo... No, aspetta. Allora, qui ci si scende, quindi mi sembra che si vada sempre dalla stessa parte, cioè no? Si andava nello stesso luogo, no? Sì. È l'unica porta raggiungibile questa, quindi. Forse non dovevo scendere? C'era un'altra zona che non ho visto, tipo quella lì? Ma come si raggiunge quella? Mica lo so io. Allora, a questo punto siamo obbligati a scegliere queste altre porte. Ok, questa ti riporta all'inizio, quindi questa. Sì? Se non altro siamo vivi. Che mi sembra già un qualcosa. Questa è la zona che avevamo già visto. No!
Ok. E siamo ritornati qui. E ok. Quindi, o non è la zona giusta questa. Cioè, sto facendo praticamente avanti e indietro stupidamente. Perché vedete, di qua non si va da nessuna parte. E qui si può andare solo di sotto. Quindi mi sa che ho sbagliato proprio zona. Questa è da dove eravamo venuti, no? Sì. Ok. Presumo che abbiamo sbagliato completamente zona. Di qua non ci si passa, perciò non è il tubo giusto. Provo a ritornare indietro. C'era modo di tornare indietro da qua giù? Eventualmente. Tipo, ritornando da qui. Sì, però non so dove altro andare allora. Mi sa che è proprio il tubo sbagliato. No, no, ma è il tubo sbagliato, perché da qui si andava solo in quella zona lì. Perciò credo di aver beccato il tubo sbagliato. Ok. Vediamo un po' il prossimo. Non è che mi piace, non è che sia proprio un fan di questi tipi di livelli. Non so, prendiamo sto tubo tanto per cambiare, dai. E questa è un'altra zona. Non so quanto rimarremo vivi, ma è un'altra zona. Ok. Sì, qui si può passare. È difficile, ma si può passare. No! Ci si può andare! Non è semplice. Ok, non so come, ma ci sono andato. No! Aspettate un po', perché qui c'è roba. Ma come ci faccio ad andare lassù in alto? C'è un altro blocco qui da premere? Perché altrimenti mica ci vado io lassù. Magari qui? Non volevo entrare là a destra, perché altrimenti non ci vado più, no? No, non ci si... No, non ci vado lassù in alto, quindi devo per forza... No, non ci si va, ok? Qui non c'era niente da premere, giusto? No? Direi che a questo punto devo obbligatoriamente andare a destra. Però è una fregatura, perché so già che verrò tranquillamente e abbondantemente fregato più e più volte. Tra l'altro quella zona non serve a niente. Non lo so, provo ad andare nella penultima, dai. Non è l'ultima, non è la penultima e devo riniziare da capo. Potevi mettere degli spunzoni, ripeto. Quindi... 1, 2, 3, 4... Neanche la 5. Ok, perfetto, ci rivediamo qui. Sto cercando di capire qual è il tubo giusto. Se c'è un tubo giusto, o un percorso giusto se non altro. Ma se io sto tipo così, no? Ok, posso salire qui. Posso tornare indietro da qui poi? Tipo così? Sì che ci posso tornare. Ok, alla grande, ho capito. Mamma mia che sgamo però, che quello che cosa tosta. Ok, allora riproviamoci. Magari, sì. L'importante è che funzioni, perché sennò è un problema. Facciamolo da qui. Dovrei, esatto, entrare qui. C'è un tubo laterale nascosto. Magari è quello giusto. Qui sono come prima. Non vedo niente di dove vado. E tra l'altro, aspettate un po'. Tra l'altro c'è una porta lì sopra. Però mi porta al blocco. Mi verrebbe da andare in quella porta. Oppure è un gran casino se ci vado. Questo è un problema. È un problema piuttosto grosso. Da dov'è che posso vedere più strade possibili? Da qui più o meno. Che casino. Il tubo giusto è quello sopra. È due sopra? C'è un tubo dove si può entrare lì sopra? Due sopra? Però non ho idea ora di dov'è. Maledizione. Io volevo quel tubo lassù in alto. E poi io sono rientrato in questo tubo, ma mica so se è giusto. 2, 4. Dovrebbe essere questo, quello col tubo. Aspetta. No, ho sbagliato! Ce ne sono due col tubo aperte. Vabbè, a sto punto andiamo nella porta. Almeno la proviamo. Secondo me andiamo a finire male. Lì c'è un tubo però giusto. Quindi c'è una porta giusta di quelle 4. Ma ne vedo solo 3. Quindi magari quella giusta è quella segreta. Spero. Ora ci provo, eh. Ok, guardate qui che fortunaccia. Perché mi sono detto, no, ma ci deve essere un'altra pianta rampicante. Perché non ci si va altrimenti. E infatti c'era un'altra pianta rampicante. Ho avuto una fortuna discreta. Però l'importante è averla avuta, la fortuna. Sempre se è la parte giusta questa, perché non è detto. Infatti non lo è, dannazione. È una delle altre due porte, allora. Guardate voi che fregatura. Vediamo un po' se la quinta è quella giusta. Sembra di sì stavolta. Ok. Cioè, quella giusta. C'è un tubo. Non so se è il tubo giusto. C'è un tubo. Il casino è quello. C'è un altro tubo qui.
Stiamo andando avanti, se non altro non siamo ancora morti. Qui ci sono una caterva di trampolini. Ma si passa lo stesso? Ce l'abbiamo fatta? Sì, ce l'abbiamo fatta. Oh, Ale, occhio. Occhio non sbagliare. Grandi comunque, ce l'abbiamo fatta a finirlo. Allora, il livello di per sé, cioè il tipo di livello di per sé a me non piace molto, perché non è molto platform, più che altro devi beccare la strada giusta, non ci sono indicazioni, non c'è niente. Però vedo che ci hai messo un bel po' di impegno per farlo, caro Corrado, ce l'hai messo di impegno per farlo, questo per fare le strade giuste, per completare, fare un gran casino con i vari tubi, quindi la stella te la lascio, anche solo per l'impegno che ci hai messo, te la lascio principalmente per quello. Per il resto, ripeto, non è proprio il mio genere di livello, anche se è una casa stregata, quindi alla fine ci possono stare, però mi sarebbe piaciuto avere una sorta di livello vero e proprio, cosa che purtroppo non c'è stata. Quindi, la stella te l'ho detto, te l'ho messa principalmente per l'impegno. So però che a molti di voi piacciono questo tipo di livelli, quindi mi sembrava giusto anche portarlo sul canale. Con questo livello, che non so quanto farà venire lungo il video, magari poco, magari tanto, non lo so, però mi è costato molto, 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 molto fatica, molto, molto tempo per farlo. Quindi, tra l'altro, nuovo record così a caso. Bene, ci ho messo un sacco, ma va bene così, l'importante è quello. Io vi ricordo, se vi va di votare sul canale, ricordo in descrizione trovate il link per votare sul canale, la nuova serie del canale, sulla nuova serie principale del canale, quindi mi raccomando, votate più possibile, quanti siete tutti, andate a votare, mi raccomando. Se vi va iscrivetevi alle mie pagine Facebook e Twitter, e se vi va fatevi vedere anche nella zona Telegram. Ho fatto un canale Telegram, un gruppo Telegram, un gruppo Telegram di Minecraft, quindi mi raccomando, non vi perdete quei gruppi Telegram, e iscrivetevi a Instagram sempre se vi va. Trovate tutto quanto in descrizione del video. Un saluto ancora da Access00 e alla prossima.